Buongiorno, ben ritrovati a Mattino 6, la nostra quotidiana rassegna stampa che come sempre inizia dalle prime pagine dei quotidiani regionali, poi andremo a dare uno sguardo anche ai titoli dei principali giornali italiani, anche perché l'Abruzzo fa da sfondo a tutta la politica nazionale. Ma partiamo proprio dalla nostra regione, iniziamo con la lettura delle prime pagine del quotidiano Il Centro, chiaramente praticamente tutte incentrate sulle elezioni regionali. Allora, il titolo di apertura, che poi vedremo uguale per, anche per le altre edizioni provinciali, Marsilio, cambierò l'Abruzzo, queste le parole del neopresidente, il risultato va oltre le nostre aspettative, rilanceremo la regione, Salvini annuncia, il prossimo candidato a sindaco di Pescara sarà della Lega. E qui vedete anche il riepilogo di spalla dei risultati definitivi. Marco Marsilio per la coalizione di centrodestra ha ottenuto 299.949 voti, 48,03%. Poi Giovanni Legnini con 195.394 voti, il 31,28% raccolto dalla coalizione di centrosinistra. Terza Sara Marcozzi, 126.165 voti, il 20,20% per il Movimento 5 Stelle. Chiude Stefano Flaiani, qui c'è un errore chiaramente nella grafica, 2.974 voti, lo 0,47% candidato di Casa Pound. E poi, come ricorda anche questo richiamo, all'interno ci sono tutte le preferenze comune per comuni con i voti di lista. Abbiamo visto le parole di Marco Marsilio, qui vedete nella foto l'abbraccio con il leader della Lega Matteo Salvini, eccolo qui. Andiamo a vedere adesso invece lo sconfitto, il secondo classificato Giovanni Legnini, e ora ripartiamo da qui il leader del centrosinistra e delle liste civiche, diciamo basta ai litigi, servono coesione e unità. Poi tra le preferenze il più votato è Domenico Pettinari del Movimento 5 Stelle, consigliere regionale uscente, secondo Quaresimale della Lega. Nei 5 Stelle la Marcozzi, legge elettorale, sconfitta della democrazia con Sara Marcozzi appunto, che ha difeso il lavoro fatto in campagna elettorale dal Movimento 5 Stelle nella conferenza stampa a caldo attorno alle 2:30 della notte di lunedì, proprio a commento dei risultati elettorali. C'è poi sulla prima pagina del Centro l'editoriale a firma del direttore Piero Anchino, ora al lavoro per risolvere i problemi, e l'esortazione del direttore del Centro. Vi leggo qualche passaggio: chi ha vinto deve formare la squadra con cui governare i prossimi 5 anni, dando attuazione al programma che ha convinto gli abruzzesi, ha detto bene Salvini ieri all'Aquila, ora tutti al lavoro senza perdere tempo e soprattutto con le idee chiare. Poi ancora, considero, scrive Anchino, più che apprezzabile l'apertura di Marsilio alle opposizioni subito dopo la certezza del trionfo, lavoriamo insieme per aiutare l'Abruzzo, ha detto in parole povere il neogovernatore, un discorso saggio che alimenta la speranza di un domani migliore. D'altronde la campagna elettorale è finita e non c'è più ragione per scontrarsi alla ricerca perenne di consenso. Le opposizioni hanno tutte le carte in regola per fornire un contributo importante. Il carisma e l'esperienza di Giovanni Legnini sono un valore aggiunto anche per la maggioranza, oltre che per l'intero fronte del centrosinistra, così come il Movimento 5 Stelle, penalizzato dall'esito elettorale, può fornire un sostegno importante alla luce dei rapporti di governo. Nel taglio basso della edizione di Pescara del Centro troviamo invece l'allarme incidenti sulla Val di Foro a Francavilla dopo l'investimento mortale. I residenti chiedono rallentatori a Pescara, affidata ai privati la gestione dei musei. Per le altre notizie, poi c'è il calcio, Monachello e Mancuso, prove d'intesa in attacco per il Delfino. Andiamo avanti, sempre il quotidiano Il Centro, non vi rileggerò tutta la parte centrale della prima pagina, andiamo a vedere soltanto il taglio basso.
Chieti, il fatto non sussiste, rivolta a migranti, tutti assolti, sommossa al centro di accoglienza, non fu violenza privata nel centro di accoglienza per immigrati di Pretoro. E poi a Lanciano, al miracolo eucaristico, 115.000 fedeli, più 49% a San Salvo, la ZES taglia in due Pilkington e Denso. Proseguiamo sempre con il quotidiano Il Centro, andiamo a vedere anche qui il taglio basso, siamo nell'edizione di Teramo, la Colonnelli 2.0 batte la crisi, un'eccellenza della Val Vibrata, fa borse per grandi griffe, passata da 25 a 200 dipendenti. E poi Bellante, Pitbull ammazzato a colpi di forcone, il progetto, i comuni della costa chiedono 5 milioni di euro. Ancora nella edizione aquilana, il taglio basso, processi post sisma, casa dello studente, chiesti 2 milioni. L'Aquila, i familiari di una delle vittime citano Regione e Alzu. Poi San Benedetto, scomparso nel nulla, 12 giorni di mistero, si cerca appunto la persona scomparsa, e poi a Sulmona Comune la spallata di pingue al sindaco. Cambiamo testata, adesso andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano Il Messaggero, l'inserto Abruzzo chiaramente, il titolo di apertura, eccolo qui, Lega pieno di consiglieri, il più votato è Domenico Pettinari, il candidato 5 Stelle davanti alla Marcozzi, UDC entra scoccia, fuori dal consiglio sclocco di Matteo Mazzocca, l'ex rettore D'Amico. Dunque questo è il titolo di apertura, anche qui di spalla ritrovate riepilogati i dati. Poi il caso, vince il consigliere che nessuno voleva come alleato, la sua è stata un'elezione contro tutto e contro tutti, persino contro i suoi alleati di coalizione, con il neopresidente Marco Marsilio che ha già annunciato di non considerarla in maggioranza. Il successo di Marianna Scoccia, questo era l'accordo in sostanza preelettorale per far rientrare nella coalizione di centrodestra tutti i centristi, l'UDC, DC e Idea. Vedremo che cosa accadrà nel corso delle prossime ore. Comunque la maggioranza insomma è molto ampia, quindi anche se dovesse essere considerata fuori dalla maggioranza Marianna Scoccia, non ci saranno comunque problemi. Come vedremo più avanti, ci sono 18 consiglieri di maggioranza, considerata anche Marianna Scoccia, dovrebbero essere a questo punto 17 se non viene considerata come parte della maggioranza a sostegno di Marsilio. E poi Salvini torna per il neopresidente. Qui vedete anche qui la foto dell'abbraccio tra i due, il presidente, Forza Italia e Big non vanno al gran debutto, la prima di Marco Marsilio governatore nell'auditorium stracolmo di Palazzo Sirone all'Aquila, quando ancora i segni della nottata trionfale sono ben visibili sui volti stanchi ma euforici, tuttavia in sala non ci sono esponenti di spicco di Forza Italia. C'è l'editoriale di Paolo Mastri, il mito finito dell'alternanza dietro la svolta a destra, questo è diciamo, l'editoriale. Andiamo a vedere qualche passaggio, l'Abruzzo sembra aver ritrovato un solido ancoraggio politico nel campo moderato con una differenza sostanziale se paragonato alla centralità democristiana di un tempo, così come alle esperienze più recenti nel centrodestra odierno, sostanzialmente destra pura, la presenza centrista e marginale e per di più parzialmente rinnegata in corsa dal governatore eletto Marco Marsilio. È una rivoluzione antropologica rispetto alla bonomia della vecchia classe dirigente bianca, anche somaticamente riassunta nei volti paterni dei Gaspari, dei Ricciuti, dei Pennetta, una modifica genetica che assume la fierezza del profilo politico di Marco Marsilio, esponente di spicco della destra romana, e la nettezza dei toni di Salvini, che ha già prenotato per la Lega la poltrona di sindaco di Pescara. Dunque questo un passaggio di quanto scritto da Paolo Mastri. Andiamo nel taglio basso, all'Aquila, morti nel crollo, via alla causa, prima grana giudiziaria per il neoeletto governatore Marsilio, quella riguarda il processo civile per il crollo della casa dello studente nel 6 aprile del 2009, quando morirono 8 giovani nella struttura collassata.
Andiamo avanti, nel taglio alto le altre notizie. Chieti, il comune con la minoranza che dice c'è il rischio di dissesto, poi Rigopiano spuntano altre richieste di soccorso inascoltate e ancora il calcio. Mancuso spinge il Pescara, Teramo obbligato a vincere. Il bomber del Delfino è tornato il Fromboliere, la svolta tattica di Pillon. Il Diavolo intanto, per quanto riguarda la Serie C, impegnato questa sera a Fano, scontro diretto per la salvezza. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura, ecco, tutti gli eletti alla regione, la regione del presidente Marsilio è a trazione leghista, il Movimento 5 Stelle ha più seggi del centro-sinistra. Poi nel taglio alto centrodestra quaresimale il più votato nella truppa della Lega. Per il centrosinistra Pepe e Mariani confermati al secondo giro per il secondo mandato e Movimento 5 Stelle Teramo sarà rappresentata da Cipolletti. Di spalla la politica, c'erano una volta a Teramo i ragazzi del 99, quelli del modello Teramo che faceva capo all'ex governatore Gianni Chiodi e poi Val Vibrata, nuovo centro politico regionale e ancora Vomano Fino tra tutti i big candidati, ride solo Notaresco. A centropagina poi il primo impegno di Marco Marsilio, priorità alla ricostruzione, passaggio di consegne, il titolo sulla foto della stretta di mano fra il presidente vicario della regione Giovanni Lolli e il neoeletto presidente Marsilio. L'editoriale di Alessandro Missoni, il direttore della città, il risveglio elettorale è il titolo della riflessione che appunto analizza quanto accaduto in questa tornata elettorale. Andiamo a leggere un passaggio. Gli eletti provengono o sono passati più o meno tutti da Forza Italia, ma questo significa che oggi la Lega è più attrattiva degli azzurri e che l'azione di vampirizzazione dei voti all'interno del centrodestra e dell'elettorato pentastellato è più forte che mai. Forza Italia continua il suo lento declino sull'onda di Berlusconi. I Fratelli d'Italia sono trascinati dal candidato governatore e Zella e lo scudo crociato in due hanno più o meno lo stesso numero di voti della Meloni. Dunque questa è un po' l'analisi dei dati per quanto riguarda l'editoriale di Misson. La leader di Fratelli d'Italia è pronta ad un governo a trazione sovranista con la Lega che faccia fuori il Movimento 5 Stelle, anche se lo vedremo tra poco nei titoli nazionali. Salvini ha smentito questa ipotesi volendo proseguire con il governo giallo-verde. E poi nel taglio basso la Serie C, il Diavolo stasera in campo per sfidare il tabù Fano. Dunque questa la rassegna, la nostra ricognizione sui titoli regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato ai principali quotidiani italiani. Partiamo dal Corriere della Sera, il titolo di apertura, tensioni sul governo dopo il voto. Scontro con i 5 Stelle per la TAV, Banca Italia, Salvini si rimette a Conte e Tria, frena sul ricambio. Politica, tonfo del Movimento 5 Stelle in Abruzzo, cresce il malumore verso la Lega, l'Europa, tutelare via nazionale sulla manovra, caos dannoso. Dunque questo è il titolo del Corriere della Sera, appunto vedremo l'Abruzzo sullo sfondo della politica nazionale con appunto i riflessi del voto per le regionali nella nostra regione. Andiamo a vedere l'editoriale di Massimo Franco, il titolo La fragile tregua, chiaramente la riflessione su quanto accaduto in Abruzzo e su quanto potrebbe accadere a livello nazionale con insomma, il tonfo del Movimento 5 Stelle e il boom della Lega. A centropagina il Venezuela, delegazione a Roma, lettera di Guaidó all'Italia, sconcerto per la vostra linea. Guaidó chiede al nostro paese di riconoscerlo quale leader e capo del Venezuela. Andiamo avanti sulla Repubblica, il Movimento 5 Stelle è diviso dopo il KO in Abruzzo, prima mossa, no definitivo alla TAV, non pagano i cedimenti a Salvini, dove vanno i voti dei grillini delusi, il PD si accalenda.
al manifesto fatto proprio dall'ex ministro dello sviluppo economico. Poi il punto, se le tensioni si scaricano sul Quirinale, scrive Stefano Folli, è retroscena perché devono pagare Consob e Banca Italia. È il retroscena firmato da Claudio Tito. C'è poi l'inchiesta, il viaggio al Mise, burocrazia giostra dei direttori e Di Maio, ministro fantasma, scrive Francesco Manacorda. A centropagina invece al confine fra Siria e Iraq, nella fotonotizia, caccia all'ultimo capo ISIS, ferito un fotoreporter italiano. Andiamo sulla stampa adesso. Salvini oscura Di Maio, il Movimento 5 Stelle rilancia sulla TAV e punta tutto su Conte. Costi-benefici, parere negativo, i grillini alla Lega, ma il tunnel, mai il tunnel di base. Dopo il KO in Abruzzo, i 5 Stelle si affidano al Premier per il voto in Sardegna. Conte che nei sondaggi sembra avere il gradimento dei cittadini italiani. E poi il voto del ceto medio, la nuova rivoluzione italiana, è l'articolo di Marcello Sorgi a commento proprio del voto in Abruzzo e dell'exploit della Lega. Il nodo delle autonomie, proprio dopo il voto in Abruzzo, si torna a parlare di questo. La Lombardia si ribella, concesso troppo poco. Ora il governo rischia con appunto la Lombardia, assieme ad altre regioni, tra cui anche il Veneto, che chiede l'autonomia e maggiore possibilità e maggiori margini di movimento, soprattutto a livello economico. Andiamo a vedere poi a centropagina, Grammy nell'anno delle donne, domina lo show di Lady Gaga. Proseguiamo con il Fatto Quotidiano. Abbiamo accennato alla TAV in precedenza. Allora, l'esclusiva, il documento degli esperti del Ministero. Il TAV è inutile, costi altissimi e zero benefici. Questa è appunto l'indiscrezione del Fatto Quotidiano. Il costo 12 miliardi, i benefici 800 milioni, la perdita 7-8 miliardi. Per sostenere l'opera, le merci dovrebbero essere 25 volte di più. I vantaggi ambientali per il minor traffico su strada sono irrisori, ecco il responso dei prof Ponti e Company, tra l'altro proprio sulla commissione che ha realizzato questo documento sui costi-benefici della TAV, o del TAV come lo chiama il Fatto Quotidiano. Ci sono tante polemiche perché il professor Ponti è stato sempre critico, con una posizione sempre critica nei confronti appunto di questa grande opera. La resa dei conti fra Movimento e Lega, finora dati gonfiati, ora non c'è più spazio per nessun compromesso. Perdere l'onore, l'editoriale firmato da Marco Travaglio, che appunto riflette sul voto in Abruzzo col trionfo del centrodestra e il crollo del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico. E sempre sul tema regionale in Abruzzo, Movimento 5 Stelle cede 6 voti su 10 e si tormenta su Regole e Salvini. Il leghista beffardo, l'esecutivo tiene. Proseguiamo con i nostri giornali nazionali, andiamo a vedere adesso il Sole 24 Ore. In apertura si cambia registro rispetto al voto in Abruzzo, il fisco cancella mini cartelle per 32 miliardi, dunque apertura sui condoni, coinvolti 13 milioni di contribuenti per atti dal 2000 al 2010 e inesigibili, perdita reale per lo Stato di 524 milioni, incerta la sorte dei ruoli INPS, Esterometro e spesometro, spiraglio per la proroga dell'invio al 31 di marzo. Poi a centropagina, la raffineria verde dell'ENI, così a Gela i rifiuti diventano petrolio. Ancora le banche, caos sul decreto rimborsi. Dopo il no dell'Unione Europea, il governo torna sull'attuazione del fondo risparmiatori. Per quanto riguarda i porti, alleanza fra Venezia e il Pireo, i due scali sono snodi fondamentali lungo la nuova via della seta. Nel taglio basso, lo scontro su Banca d'Italia, Salvini smorza l'attacco, Signorini più vicino alla conferma. Il caso Abruzzo, la Lega sbarca al sud e prende i voti del Movimento 5 Stelle, scrive Roberto Dalimonte a Compendio.
del voto in Abruzzo. Sul Manifesto il titolo di apertura, gli sfollati, con la foto di Maio e di Battista. Il terremoto politico in Abruzzo, leggiamo nella didascalia, punisce 5 Stelle. Perdono 180.000 voti rispetto alle politiche scorse e crollano al 20%. Trionfa Salvini, oltre il 27% dei consensi, che trascina il candidato del centrodestra alla presidenza della regione e ipoteca Palazzo Chigi. Sospiro di sollievo per il centrosinistra, Legnini al 31% grazie alle liste civiche, il PD all'11%, alle urne la metà degli aventi diritto, e questo è anche un tema che è andato un po' in secondo piano rispetto a tutte le altre considerazioni di carattere nazionale. È chiaro però che c'è stato un fortissimo astensionismo, considerato anche che questa era una elezione amministrativa, un'elezione per il presidente della regione, di solito molto più partecipata dai cittadini. Andiamo avanti con il Messaggero. In apertura, il crollo del Movimento 5 Stelle agita il governo. Tensione per i voti di Mezzati in Abruzzo, Salvini no al rimpasto, Di Battista sotto accusa, scontro grillino sull'asse con la destra, salta il vertice sulla TAV, Di Maio per lo stop, no del Viminale. Questo un po' il riassunto della politica nazionale. L'analisi dei flussi di voto, debacle 5 Stelle, metà sono astenuti, il resto a Lega e PD. E poi ancora il nodo delle nomine su Banca Italia, l'Unione Europea su Banca d'Italia, resti indipendente, il Carroccio vuole trasferire l'oro allo Stato, confermato anche ieri da Salvini a Porta di Spalla. Giallo-verdi al bivio, le alleanze congelate per evitare troppi rischi, scrive Alessandro Campi. Andiamo a centropagina. Autonomia e rinvio, il Nord vuole gestire anche i tesori d'arte. Per il Consiglio dei Ministri del 15, ostacoli dai pareri dei ministeri, a Conte ancora un mese per trattare con le regioni. Nella fotonotizia, l'ISIS attacca, ferito un fotografo italiano, si tratta di Gabriele Michalizzi, colpito al volto ma non rischia la vita, per fortuna. Proseguiamo con il Tempo. Il titolo di apertura, Salvini stai sereno, Di Maio trema, il voto in Abruzzo rimescola le carte nella maggioranza, exploit della Lega, crollo grillino, Matteo tranquillizza gli alleati sulla tenuta del governo, ma i 5 Stelle rischiano posti. E poi la protesta in Sardegna, latte e olio, la protesta arriva a Montecitorio, protesta dei pastori per il costo più elevato del ricavo rispetto alla produzione del latte, soprattutto per produrre pecorino. Oggi alla Camera la manifestazione dei pastori sardi e degli agricoltori pugliesi uniti da questa protesta. Andiamo avanti con il Secolo d'Italia, il quotidiano che diciamo fa riferimento a Fratelli d'Italia. Psicodramma 5 Stelle, sarà vendetta contro Salvini sul processo di Ciotti e il governo balla. Questa è la lettura del quotidiano di Fratelli d'Italia. Poi in primo piano, Abruzzo trionfa Marsilio, tracollo 5 Stelle, male il PD. Le Pen si complimenta, italiani sono con voi. E poi Foibe, Roma non dimentica nel nome di Almirante. Andiamo su Avvenire, il quotidiano cattolico, scosse da elezioni in apertura, dopo il voto in Abruzzo Salvini incassa il successo, Conte non cambia nulla per il governo, ma nel Movimento 5 Stelle è processo per la sconfitta, un caso sull'utilizzo dell'oro di Banca d'Italia, il centrodestra conquista la regione Abruzzo con Marsilio, Lega primo partito, centrosinistra secondo. Nella fotonotizia la Sardegna, Conte incontra i produttori, così i prezzi lungo la filiera del pecorino, il governo piange sul latte versato, latte a 60 centesimi viene pagato tanto ai pastori rispetto ai 90 centesimi che è il solo costo di produzione, per questo protestano. Andiamo sulla Verità, le conseguenze delle regionali in Abruzzo, cade l'ultimo tabù, Lega prima al sud, adesso liberate Lombardia e Veneto, dunque il legame appunto fra le regionali in Abruzzo
La richiesta di autonomia di Lombardia e Veneto, ma anche dell'Emilia-Romagna. Il centrodestra vince all'Aquila, trainato da un incredibile 27% di Salvini, e la prova che il Meridione non teme l'autonomia. Il carroccio deve correre con i provvedimenti, Dem spappolati, l'unica opposizione si chiama PIL. Questa è la verità. Andiamo anche sul Mattino di Napoli, il titolo di apertura: crollo 5 Stelle, tensioni nel governo nel dopovoto in Abruzzo. Adesso andiamo a vedere i principali quotidiani sportivi nazionali. Partiamo dalla Gazzetta, in apertura: così è arrivato CR7, intervista a Paratici, uomo mercato della Juventus, del retroscena del colpo del secolo, all'ultimo affare il talento gallese. Mi tengo Allegri, preso Ramsey, è unico. Dybala resta, Tonali Kean super, Marotta mi manca. Questo è un po' il assunto dell'intervista all'interno del giornale. Di spalla, Roma vai in porto, la carica di De Rossi, avanti senza paura, io voglio continuare. Si tratta della Champions League, chiaramente mega sfida fra Manchester e Paris Saint Germain. Stasera si butta pure Buffon a Old Trafford contro Pogba. Il sunto del programma di Champions, in campo alle ore 21, ecco qui tutte le partite, le italiane, Roma Porto e l'andata della partita, e poi c'è il 19 di febbraio Atletico Madrid Juventus, e questi insomma sono gli incroci di Champions. Andiamo a vedere poi le altre notizie sul Corriere dello Sport. In apertura, guerra di nervi all'Inter, Icardi è solo un pretesto, Marotto, il titolo insomma anche un po' scherzoso con la foto di Marotta e del tecnico Spalletti. Tensione alta dopo le parole di Spalletti sul contratto di Maurito, l'addio allo scoperto, nessun caso, ma sarà necessario un chiarimento dietro il malessere del tecnico, le ombre sul futuro. Di spalla, Roma, la tua notte, c'è il Porto olimpico pieno, De Rossi difende Kolarov e annuncia non smetto, la grande novità è il VAR. Nel taglio basso, mercato e Gattuso, il Milan è tornato, Ringhio ha portato idee e convinzione, da Piontek e Paquetà la qualità che serviva. Poi Sarri, il futuro è appeso a un filo per il tecnico del Chelsea ex Napoli. E poi Van Basten, il Mosè del calcio, per il ricordo del grande attaccante del Milan, che ha dovuto smettere presto di giocare per problemi fisici. Poi Tutto Sport, e chiudiamo anche con i quotidiani sportivi. Juve Show, Ramsey ufficiale, Marcelo chiama, comunicato della società per confermare l'arrivo del gallese in estate. Intanto il brasiliano del Real lancia un altro messaggio: Juventus, un club spettacolare. Nel taglio alto, le altre notizie: Inter bufera Icardi, Vanda attacca tutti, pronta offerta di Marotta al bomber. E poi andata degli ottavi di Champions, United PSG, Roma Porto alle 21, Zaniolo Zeco, dateci una gioia Champions. Questo sulla partita di stasera. Adesso ci fermiamo per il break pubblicitario, andiamo a vedere prima però le previsioni meteo per le prossime ore, poi torniamo con la seconda parte della nostra rassegna, vi aspetto. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Allora ripartiamo dai quotidiani abruzzesi, dalle pagine interne e soprattutto dalla politica. In primo piano sul centro le elezioni regionali in Abruzzo. Salvini, ora subito la giunta, il vice premier a Palazzo Silone, controllerò personalmente da Roma, tornerò presto. E poi il centrosinistra e le civiche, Legnini, da qui ripartiremo ma servono coesione e unità. Il PD è parte importante della coalizione, ma da solo non può andare da nessuna parte. D'Alfonso non lo sento da due mesi, così Legnini. Ritorniamo al centrodestra, Marsilio, cambieremo l'Abruzzo, risultato oltre le aspettative. Il neopresidente conferma, grazie UDC, ma la scoccia è fuori. La Meloni, porteremo infrastrutture, lavoro e sviluppo. È la prima volta che la Lega ha una responsabilità di governo in una regione
del centro-sud. Mi aspetto un esecutivo di persone concrete senza perdite di tempo. Dal Movimento 5 Stelle credo ci sarà un'opposizione costruttiva. Alcuni punti loro li faremo nostri, faremo lavorare chi merita in regione e non chi è parente, amico, cugino, conoscente, senza aiutini o aiutoni, dirigenti, chi è bravo resta. E ancora siamo arrivati al 27% che invidio. A Milano non ci sono mai riuscito perché le persone normali, come lo siamo noi, hanno capito che difendiamo lavoro e sicurezza. Questi, insomma, alcuni dei temi lanciati da Salvini. Il Movimento 5 Stelle, Marcozzi, questa legge elettorale è una sconfitta della democrazia. Il commento poi di Andrea Colletti, questo non è stato un risultato affatto positivo, non possiamo solamente essere dei pigiabottoni di scelte prese in altri luoghi. Questa è la pagina sui riflessi, insomma, sul commento alle elezioni. Andiamo un po' sui dati invece. Preferenze sul podio Pettinari, Quaresimale e l'Aquilano imprudente. Tra i primi 10 spiccano i nomi di Matteo Campitelli, D'Incecco e Marcozzi, nella classifica dei più votati anche di Gianvittorio Paolucci e Liris. Questi alcuni dei dati, ancora elezioni regionali, tornano Paolucci, Mariani e Pepe, la prima volta di testa Stella Bocchino, Liris e imprudente, il caso Scoccia, la prima spina della maggioranza, il nuovo consiglio con 23 volti nuovi e 5 donne, per Marsilio 18 consiglieri con la Lega che fa man bassa, il Movimento 5 Stelle arriva terzo ma ha più seggi di Legnini e le civiche, e qui vedete proprio il grafico a torta che riassume i seggi e gli eletti. Il Toto Giunta, torniamo sulla pagina, scusate, il Toto Giunta, partita aperta con l'incognita Febbo Sospiri per un posto in giunta per Forza Italia. E poi nel taglio basso un voto d'opinione con la Lega unico vincitore, l'analisi, il Carroccio mette le ali a Marsilio, ma il primo partito d'Abruzzo è l'astensionismo. I riflessi ancora delle elezioni, il più votato in Abruzzo, mi hanno scelto i quartieri Pettinari del 5 Stelle con 9.563 preferenze, resta all'opposizione, starò ancora tra la gente, dice Pettinari. E poi ci sono gli altri volti, il più votato è D'Incecco, tutto merito del gruppo, siamo a Pescara, Sospiri supera i 6.000 voti, vittoria oltre i sondaggi, il PD, il vice sindaco Blasioli, l'unico eletto del centro-sinistra, la Lega, il ritorno di Iveri, voglio lavorare per i giovani. Andiamo a vedere adesso anzi no, proseguiamo sul centro. Andiamo a vedere le altre pagine, così chiudiamo, diciamo, la ricognizione nelle pagine di politica del centro. Di Matteo Mazzocca a Balducci, l'elenco di chi non è rientrato, sconfitti e delusi. Ancora all'Aquila, elezioni regionali, la lezione a Forza Italia dal vice sindaco ribelle Liris, sorpasso di Fratelli d'Italia sul partito di Berlusconi, di Benedetto, riscatto su Pietrucci. E poi tsunami politico, Marsica strapazzata, si passa da 5 a 2 consiglieri, successi solo per Angelo Sante della Lega e Fedele del Movimento 5 Stelle. Poi ancora Scoccia contro tutti, io in maggioranza, i traditori sono altri, conferma del feudo Gero Solimo nonostante le lotte nell'UDC frecciate al duo Cipollone Cosimati al sindaco di Pratola. Ancora a Teramo, elezioni regionali, un voto su tre al Carroccio, Legnini tiene nel capoluogo, astensionismo da record, delusione per il Movimento 5 Stelle, crollo del Partito Democratico. E poi Pepe, lavorerò dall'opposizione, l'ex rettore d'Amico, non ce la fa. Ancora la sorpresa di Gianvittorio, dedico il successo a Catarra. Il sindaco uscente di Campi Quaresimale è stato il più votato del centrodestra, torna all'emiciclo dopo 5 anni di assenza Emiliano Di Matteo. I 5 Stelle si consolano, penalizzati dalle coalizioni, la valutazione del consigliere eletto Cipolletti. E poi D'Annunzio, bellissima soddisfazione, va la Val Vibrata festeggia, mai avuti 3 consiglieri. Andiamo in provincia di Chieti, adesso la Lega fa il vuoto, Forza Italia travolta, l'effetto Salvini regala 3 consiglieri, nel PD regge solo Paolucci.
E poi ancora, nessun assessore entra in regione, Chieti, niente da fare per i politici del comune, bocciati Di Biase, Bevilacqua e Viola, fuori anche Marzuoli e Raimondi. Retroscena, il Movimento 5 Stelle è primo partito a Chieti, ma si apre la crisi dei grillini. E poi qui Lanciano, tre della giunta Pupillo battuti da Lanci, a Ortona, sette candidati in corsa, ma nessun eletto. E poi ancora i più votati, Campitelli, architetto da 8.160 voti, e adesso inizia un'altra storia dopo il record di preferenze. Forza Italia in picchiata, ma l'uscente trionfa con 5.553 voti, Febbo rieletto, si tratta per l'incarico di Presidente del Consiglio. E poi a Vasto, due vastesi all'emiciclo, è strepitoso, e poi ancora a San Salvo, Magnacca, e ora Marsilio governi bene, questo è il richiamo del sindaco di San Salvo. E poi dopo il voto in Abruzzo abbiamo visto il governo, la Lega rassicura, nessun rimpasto. Questo per quanto riguarda il centro. Adesso andiamo sul Messaggero, andiamo a vedere anche qui le pagine di politica con l'analisi del voto. Speciale elezioni, la Lega sbanca con 10 consiglieri, 7 ai pentastellati, 5 a Legnini. Forza Italia riporta l'emiciclo, Febbo e sospiri. Il dato di Fratelli d'Italia fa debuttare l'Iris e testa, Blasioli, Pepe e Paolucci, componenti del gruppo Dem, Movimento 5 Stelle, oltre alla Marcozzi, anche Smargiassi e Pettinari. Questi, insomma, alcuni degli eletti, esclusi eccellenti, Donato Di Matteo, Marinella Scrocco, Mario Mazzocca e l'ex rettore dell'Università di Teramo, Luciano D'Amico. E poi per la giunta c'è la grande novità della surroga dell'assessore nominato. Se dovesse essere scelta una donna interna come esterno, si fa il nome di Gianfranco Giuliante per la vicepresidenza. Dei 6 posti, 3 andrebbero alla Lega, più la presidenza del Consiglio, 2 a Forza Italia e 1 a Fratelli d'Italia. Ancora Marsiglio, la prima senza i big azzurri, prima uscita con pochi forzisti, il neogovernatore, risultato super, confermato il no alla scoccia e fuori dalla maggioranza. Fra pochissimo andremo a vedere proprio il servizio della conferenza stampa di ieri a L'Aquila, ma torniamo sul giornale. Arriva Salvini, sentivo nostalgia di voi e adesso conquisteremo anche Pescara. Questo successo non mette in pericolo l'accordo nazionale, l'ho già detto a Luigi Di Maio, i veri sconfitti non sono i 5 Stelle, ma la coalizione che si è inventata 38 liste civiche. Prima di passare a vedere ancora gli altri riflessi delle elezioni, soprattutto per quanto riguarda centrosinistra e Movimento 5 Stelle, andiamo a vedere, come detto, la conferenza stampa che c'è stata ieri all'Aquila da parte del neoeletto presidente Marsilio. Prima conferenza stampa a Palazzo Silone per il nuovo presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al tavolo con tutti i rappresentanti della coalizione ed accompagnato dal leader nazionale del suo partito Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. Sapevamo, esordito Marsilio, che in Abruzzo c'era una voglia di discontinuità. Le urle lo hanno detto. Ora abbiamo la responsabilità pesante di dimostrare di saperlo fare. Ci sono molte priorità in Regione, su tutte anche la ricostruzione. Un ringraziamento Marsilio lo ha voluto fare a tutta la coalizione. Si tratta del primo presidente della Regione Abruzzo espresso da Fratelli d'Italia, una giornata storica per la quale il presidente Marsilio ha voluto ringraziare Giorgia Meloni, ma anche tutti i partiti della coalizione. Gratitudine ha detto anche a Giovanni Chiodi, ex presidente della Regione Abruzzo, per i consigli che gli ha dato. Una rivincita personale, così l'ha definita Marsilio, anche per lui. E poi ha parlato della Lega, un risultato storico, è la prima volta che la Lega governerà il centro-sud. Qualcosa è cambiato, dice. L'Abruzzo ha bisogno di grandi interventi, ha bisogno di una grande opera di ricostruzione, a cominciare da quella post-terremoto, ma bisogna ricostruire tutto il tessuto sociale, culturale ed economico di questa regione che ha conosciuto anni di declino. E noi dobbiamo lavorare molto su questo. Ha parlato per primo Gianluca Zelli, leader di Azione Politica. Siamo felici del risultato di Azione Politica che vive da un anno. Ora abbiamo un consigliere regionale che è Roberto Sant'Angelo.
Gaetano Quagliariello ha partecipato attivamente con Idea, un piccolo capolavoro collettivo, così l'ha definito. Non è stato facile, sin dall'inizio noi abbiamo detto che Marsilio era un ottimo candidato, abbiamo contrastato chi non lo definiva abruzzese. E poi Deramo, la Lega ha fatto il boom, un augurio a Marco Marsilio, la Lega ha confermato quello che era nelle aspettative, ha detto Deramo, siamo il primo partito della coalizione. La parola anche a Etel Sigismondi e a chiudere poi Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia. Una notte bella e non facile, una giornata storica per noi, grazie al popolo abruzzese, ha detto la Meloni, per aver partecipato alle elezioni. Nonostante i tentativi della sinistra di fare le elezioni a febbraio, le cose però non sono andate così come loro prevedevano. Marsilio ha condotto una campagna elettorale commovente, ha aggiunto la Meloni, nonostante quello che hanno fatto gli avversari sulla presunta non abruzzesità. È riuscito comunque ad arrivare agli abruzzesi, ha aggiunto la leader di Fratelli d'Italia. Siamo fieri che Marsilio sia il primo presidente della regione di Fratelli d'Italia. Del resto avevamo già fatto vedere come si governa con il sindaco Biondi alla guida del comune dell'Aquila, ha aggiunto. Una sconfitta del clientelismo, ha detto, del PD e anche del pressapochismo dei 5 Stelle. In conferenza stampa è intervenuto poi anche Stefano Morelli in rappresentanza di Forza Italia. Il centrodestra si è dimostrato una coalizione stravincente, ha detto in Abruzzo, e anche il contributo di Forza Italia è stato determinante. Ora inizia la sfida vera, quella di dare risposte. Deve far ben sperare per l'idea di un futuro del centrodestra, di un centrodestra rinnovato che possa riportare la maggioranza. Noi oggi e la Lega abbiamo già la maggioranza in tutta Italia, sono percentuali che possono crescere, che cresceranno, e quando quell'alternativa sarà chiara a tutti gli italiani, Salvini dovrà trarre le sue conclusioni. Andiamo avanti, ancora lo speciale elezioni sul Messaggero. Legnini, le civiche del laboratorio, tra virgolette, non hanno deluso. Non esaltante il risultato del partito dei Democrat, poco sopra l'11%. In provincia dell'Aquila, vittima illustre, l'uscente Pierpaolo Pietrucci. E poi il commento di Casa Pound, Flaiani, un buon vento soltanto in Val Vibrata. Torniamo nel centrodestra, il boom della Lega trascina Marsilio, Forza Italia in calo, Fratelli d'Italia sale, Salviniani da record nel Teramano, in tre conquistano oltre 23.000 voti, Meloni a doppia cifra nell'Aquilano, l'Iris vince il derby, sospiri e febbo, ok. E poi Pettinari e Mister Preferenze, magra consolazione per i grillini. Regaliamo l'Abruzzo alla destra, Castaldi apre il processo nel Movimento 5 Stelle, il senatore Di Vasto chiede l'intervento di Luigi Di Maio, anche la base in rivolta contro la gestione della campagna. Nel mirino finisce la candidatura di Sara Marcozzi, militanti, se non sei Salvini devi essere Pettinari. Poi ancora... I fake, la gaffe, i burini della taverna, l'imprecazione di Giorgia, il riferimento è al tweet palesemente fake della taverna, gli abruzzesi è meglio se continuano a occuparsi dei pecore, sti burini, chiaramente è un falso. E poi c'è il caso della Meloni, che durante l'intervista a caldo, subito dopo la vittoria di Marsilio, avrebbe secondo alcuni detto una bestemmia in un battibecco con un giornalista che incalzava e non la faceva rispondere alle domande. Invece la Meloni ha smentito e ha annunciato anche querele per chi ha diffuso questa falsa notizia. Andiamo avanti nel taglio balzo, i pescaresi eletti, D'Incecco guida l'offensiva del Carroccio, Mister Preferenze Grillino, Blasioli ce la fa, confermato sospiri e promosso testa, veri verso la giunta, stella new entry, pentastellata, parte la corsa a Pescara. Andiamo avanti. Legnini, il PD riparta seguendo il mio modello del campo largo, e questo l'invito rivolto da Giovanni Legnini a tutto il centro-sinistra, il 31% raccolto dalla coalizione e la base per risalire la china e guardare alle sfide future. Il candidato presidente incassa il grazie di Zingaretti, gli auguri a Marsilio e l'impegno di una opposizione dura. Poi ancora il sindaco Biondi e il grande vincitore a Di Benedetto, il derby fratricida all'Aquila.
Proseguiamo, l'Abruzzo sotto il faro di Le Monde, c'è stato il crollo del movimento. Il deputato D'Alessandro, grazie alle liste civiche, si è rimesso in corsa il PD, questo è un buon dato. Confindustria, il presidente Ballone, aspettiamo a giudicare Marsilio, adesso vogliamo dei risultati. A Chieti, Febbo, eletto ma deluso, apre il fronte. Forza Italia non può essere soddisfatta. Partita finita con un pareggio, 4 consiglieri alla maggioranza e 4 all'opposizione. Mauro, il più votato, sollecita i vertici azzurri ad analizzare un risultato deludente per il partito. Proseguiamo ancora, scoccia Eletta contro tutto e contro tutti, gli alleati non la volevano perché moglie di Gerosolimo, Marsilio non la consideriamo nella nostra maggioranza, dunque tiene il punto il neogovernatore. A Teramo e Quaresimale, il teramano più votato, Pepe fa il pieno, D'Amico resta fuori. Prima di passare alle pagine di Pescara andiamo proprio nel teramano con la città, i risultati: stravince il centrodestra a trazione Lega Salvini e poi ancora per Marsilio maggioranza 18 con 10 leghisti, abbiamo visto con il nuovo consiglio regionale con i dati che dovranno essere comunque confermati. Quaresimale il più votato per la Lega nel teramano, Marsilio idee chiare, priorità alla ricostruzione, queste le prime parole del neopresidente dedicate proprio al post terremoto. E poi flop a 5 stelle, la Marcozzi costretta ad arrampicarsi sugli specchi, ha perso la democrazia, abbiamo tenuto mentre gli altri fanno le ammucchiate, queste le parole della Marcozzi. E poi di spalla una nuova speranza per il centrosinistra, Giovanni Legnini con il suo campo largo rilancia appunto questa tipologia di coalizione per poter contrastare il centrodestra. I ragazzi del 99 quasi tutti fuori dalla politica e l'approfondimento sul modello Teramo poi esportato in regione con chi ne faceva parte relegato al ruolo di secondo piano. Poi ancora le altre notizie, sopralluogo del comune all'ex manicomio per quanto riguarda appunto Teramo e poi ancora a Teramo in crescita la raccolta differenziata delle lampadine usate. Completiamo la lettura della città, le società collaborano alle indagini, Teramo e Rimini si dissociano dalla guerriglia urbana nel prepartita di sabato pomeriggio e poi ancora ricercatori africani all'IZS di Teramo per formarsi, i partner di 5 paesi stanno perfezionando l'utilizzo dei sistemi informatici. A Bellante, cane infilzato con un forcone e poi preso a calci, l'animale è morto dopo un lungo intervento chirurgico, caccia agli autori del maltrattamento. Ancora avanti, le elezioni, la Val Vibrata triplica i consiglieri regionali, Pepe riconfermato, Di Matteo secondo degli eletti in tutta la provincia e De Annuntis, unico teramano di Forza Italia. Torniamo sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire le pagine di Pescara. Verso le comunali, ancora politica, Salvini, il nuovo sindaco sarà della Lega, il vice premier dopo il successo del Carroccio, dà lo stop a Forza Italia, la scelta del candidato spetta a noi. Nel centrosinistra il sindaco sarò io o uno come Legnini, Alessandrini avverte il PD, farò un passo indietro solo se si trova un candidato in grado di fare una coalizione con le liste civiche. De Martinis spera Montesilvano, Gallerati torna in pista, la mancata elezione di 2 candidati riapre la battaglia di maggio se il centrodestra non dovesse riconfermare Maragno alla guida della città. Il voto ha premiato la città, provincia senza eletti, sindaci deludono, nell'area vestina la protesta del 5 Stelle, anche la Val Pescara senza consiglieri. E poi i musei pescaresi, colonna e cascella gestiti dai privati per recuperare le ingenti perdite. Nella pagina di Montesilvano, formazione all'estero, borse di studio in Europa con la Confartigianato e poi solidarietà, missione possibile, crea in Kenya una scuola con mensa. Ancora recupero dell'ex municipio, riavviato l'iter dell'appalto a Popoli per l'ex complesso conventuale di via Salita di Cocco e poi l'ospedale di Penne, avviso per l'incarico in chirurgia biliare.
A Francavilla le strade pericolose, i residenti di Via Foro servono luci e rallentatori. Andiamo a vedere la pagina di Pescara sul quotidiano Il Messaggero. Eccola qui, siamo cinghiali, non abbiamo paura, l'apertura è sul Rigopiano. Spuntano altri messaggi della vergogna nelle ore a cavallo fra la vigilia della tragedia e gli attimi successivi. Gli allarmi non creduti di Giampiero Parete, consegnate ai carabinieri forestali le chat con Giancaterino e Colangeli. Eccole qui, in queste due fotografie, solo due persone stanno fuori, il resto sotto. Un'ora e mezza fa che chiamo aiuto e Pescara pensava che io scherzassi, tranquillo, noi siamo cinghiali. E poi non abbiamo paura di nulla, bambini e la moglie sono sommersi dalla valanga dentro l'hotel con tutti gli ospiti, solo uno sta fuori col cuoco e ancora tranquillo. Questi i messaggi appunto al centro di questa nuova indiscrezione su Rigopiano, e dunque emergono ulteriori prove di sciatteria nel comportamento di due degli indagati in attesa del rinvio a giudizio. E poi ancora rogo a Farindola, paura per due anziani con gli elicotteri che sono entrati in azione. Proseguiamo sul Messaggero, la pagina di Chieti, comune, stipendi a rischio, l'opposizione allarme di sesto, Rispoli, Raimondi e Troiano parlano di difficoltà per retribuzioni e buoni pasto, in un bilancio di 54 milioni pesano i 21 di debiti e le spese correnti a quota 45. La nuova grana sui conti per il sindaco di Primi, ho chiamato a intervenire per tamponare la grave situazione. Di spalla poi a Lanciano, secondo assalto al brico, gli agenti sventano il colpo, oltre ai ladri anche poliziotti che hanno sfoggiato indiscusse doti da acrobati. E poi ancora avanti sul centro, nella pagina di Chieti, il tribunale con la sentenza, rivolta nel centro migranti, tutti assolti, ospite insiste per fumare in una stanza e per protesta tenta con gli altri di abbattere la porta di un ufficio, non fu violenza privata a Pretoro. Sposarsi al Maruccino da ora costa 300 euro, il comune fissa nuove regole per feste e convegni nel gioiello della città. La tragedia di Cupello, oggi l'autopsia, Donatelli ha tentato di salvarsi dal fuoco, incendio letale nella mansarda in centro, il corpo dell'uomo trovato all'ingresso del sottotetto con le mani tese in avanti. Poi rimase invalido sul lavoro, dirigente nei guai a Torino di Sangro, la procura chiede il processo per il responsabile della sicurezza della prima Eastern. Ancora la ZES taglia fuori Denso e divide Pilkington, zona economica speciale, contestata la perimetrazione di Piana Sant'Angelo. Siamo nella pagina di Teramo adesso, il progetto unitario verde urbano, i comuni costieri chiedono 5 milioni all'Europa, le sette sorelle sul mare partecipano al bando chiamato Azioni Urbane Innovative, ciascuna città userà i fondi per riqualificare aree degradate con alberi, parchi e pavimentazioni permeabili. E poi gli scontri tra tifosi, il Teramo si dissocia, la società possiamo impedire l'accesso allo stadio ai violenti, intanto sono in arrivo 42 denunce. Roseto contro l'erosione, sono stati stanziati 200.000 euro, la regione mette a disposizione il finanziamento per il rinforzo delle scogliere. A Silvi, recinzione ferroviaria piena di buchi, in molti punti le barriere che impediscono l'accesso ai binari sono rotte o rattoppate alla meglio. Andiamo a vedere la pagina di Teramo sul Messaggero, eccola qui. Troppi rifiuti abbandonati, servono le videocamere, Eternit, plastica e persino gomme di trattori lungo le zone abbandonate. Non c'è controllo, l'amministrazione ci sta provando, ma finora i risultati sono stati modesti. Gaetano Ercoli, presidente Gadit, sono scattate le prime multe, ma prima vorrei ascoltare il comune. Di spalla Gerardini, arriva la nomina a capo delle opere marittime. Poi nel taglio basso Val Vibrata, nasce la carta dei servizi creata dai comuni, a Giulianova svaligia la casa ma fugge al rientro del proprietario.
Ancora la pagina dell'Aquila, sosta selvaggia sul Gran Sasso, privatizzare il Simoncelli. La proposta di Save Gran Sasso, parcheggio con biglietto da 4 euro. L'assessore Mannetti annuncia un piano, stiamo lavorando per il prossimo anno. Il malcostume penalizza il flusso turistico di chi si reca a Campo Imperatore. Di spalla Avezzano, rubati 500 animali in un allevamento nel Taglio Basso. Il sindaco si congratula con la scoccia, il post che fa discutere a Sulmona. Sul quotidiano Il Centro. Andiamo nella pagina dell'Aquila, il post sisma, dopo le denunce archiviate, casa dello studente, chiesto un maxi risarcimento. I familiari di uno degli 8 giovani deceduti sotto le macerie citano regione e azienda per il diritto agli studi per 2 milioni di euro. E poi ancora il comune, 4.000 euro ai consiglieri, il conto dei gettoni di presenza del mese di gennaio per le sedute, commissioni comprese. Nel Taglio Basso, ecco l'Artva, il salvavita antivalanghe. Nella pagina successiva, le ricerche, fucino al setaccio, scomparso nel nulla, 12 giorni di mistero. La procura apre un'inchiesta sul caso Dorazio, controlli coordinati dalla prefettura, si ipotizza anche la morte violenta. E poi ancora multata l'ambulanza della Misericordia, Magliano, contestato il verbale dei vigili urbani di Tagliacozzo, stavamo svolgendo un servizio. Nel Taglio Basso, sul treno d'epoca da Roma a Roccaraso, dal 23 di febbraio partenze dalla stazione Termini per i viaggi da sogno lungo la Transiberiana d'Italia. Siamo così arrivati allo sport, partiamo dal calcio di Serie B e dal quotidiano Il Centro. Pescara, prove d'intesa della coppia MM, Mancuso e Monachello devono affinare il feeling, Pillon ha bisogno di loro per sognare la Serie A con il nuovo modulo 4-3-1-2. E poi alle ore 21 allo Scida, lunedì, la sfida al Crotone degli ex, Delfino atteso dalla gara contro Benali, Pettinari e il tecnico Stroppa. Nel posticipo intanto Venezia-Lecce è finita 1-1. Andiamo a vedere l'apertura dello sport sul Messaggero, eccola qui. Bomber Mancuso spinge il Delfino, il Pescara resiste in zona promozione con le 13 reti dell'attaccante milanese, straordinaria la sua media realizzativa, se non segna lui i biancazzurri soffrono. Poi il commento, la svolta di Pillon, in difesa anche chi attacca. Su questa pagina nel Taglio Basso, Sharks attenti, Iesi è tutto nuovo, Squali domani in trasferta. Andiamo avanti sul Messaggero, completiamo così la lettura proprio del Messaggero, del quotidiano romano. Teramo, vittoria obbligatoria a Fano per la Serie C, mister Maurizi, dopo il successo contro il Rimini dobbiamo dare continuità ai risultati, nei turni infrasettimanali non è accaduto, è uno scontro per la salvezza che vale doppio. Restiamo al Teramo, andiamo a vedere anche il Centro. Teramo cerca conferme a Fano, diavolo a caccia del secondo colpo di fila, Campitelli pronto a cedere il 40% della società, si chiede il Giornale nel prepartita. E sulla Città andiamo a vedere la pagina dello sport, eccola qui, diavolo stasera c'è da sfatare il tabù Fano, nello stadio dove il Teramo ha avuto grandi difficoltà, Maurizi prova il colpo gobbo per la salvezza. Sentiamo la conferenza stampa di Maurizi. Una partita molto difficile da giocare su un campo molto ostico, dove contro una squadra che ha le stesse nostre esigenze di vincere una partita, di lottare su ogni pallone, di gettare il famoso cuore oltre l'ostacolo, quindi una partita da questo punto di vista è molto, molto complicata. No, giocherà la squadra che dà più garanzie. Nei turni infrasettimanali noi ci teniamo molto a fare bene, perché in passato non è stato così, almeno sotto la mia gestione, e quindi a una prestazione buona la gara precedente non abbiamo fatto seguire una prestazione dal punto di vista emotivo così importante nel turno infrasettimanale. Quindi questa considerazione non vuole la classica considerazione sull'aspetto di dire rinforzare quello che è negativo, no, è soltanto un dato di fatto e ci teniamo tutti per primi ragazzi a sfadarlo. Il carico emotivo non lo misura nessuno, quindi
e poi tantomeno io. È difficile stabilire se, se sono alle spalle i blackout oppure se sono alle spalle gli atteggiamenti. Una cosa è certa, adesso abbiamo bisogno di una prestazione importante e dobbiamo farla per forza. Quindi non ci sono se e ma, dobbiamo fare una prestazione che, che abbia grandi contenuti motivazionali. Da Fano a Fano niente, i bilanci si fanno il 5 maggio e niente, il 5 maggio credo che sia, ecco, che noi il 5 maggio dobbiamo tirare le somme di quello che è stata questa annata. Nel percorso si pensa soltanto di partita in partita, di volta in volta, a quello che è il nostro atteggiamento e la nostra volontà di fare il risultato. Credo che comunque tutti i risultati passano attraverso la volontà di ogni singolo calciatore, dello staff, di ogni singolo componente della società e di essere propositivi a fare il risultato. Poco passano per altri aspetti. Rapidamente, perché siamo in chiusura, la Serie D, gli abruzzesi del girone F, Avezzano via Giampaolo, Montani invece resta alla Vastese, i marsicani cambiano domani in panchina il vice Lanera, poi Di Marzio o Cerone, Bolami conferma il tecnico e striglia i giocatori, sono stufo, vi dovete svegliare. E poi Chieti, due mosse per ipotecare la D, eccellenza nei prossimi 180 minuti, neroverdi sfideranno seconda e terza in classifica e in promozione lanciano avanti con il minimo sforzo. Sul Messaggero completiamo con la D Vastese, due partite di fiducia a Montani, decisiva a Recanati, nel mirino c'è Donato Anzivino, a Francavilla il Castello ultimo non fa paura, Rachini però frena, calmi, hanno cambiato allenatore da poco. E poi l'Avezzano in crisi nera, via il tecnico Giampaolo, domani trasferta a San Mauro Pascoli e poi la San Giustese, ancora Pineto Aiesi che per proseguire la marcia verso i playoff. Andiamo a vedere anche la città con il basket. A Romando traccia la strada, una gara alla volta, possiamo farcela. Dopo il turno di riposo si torna a giocare in Serie D. Real Giulianova si ritorna subito in campo domani con la San Giustese dopo il pari al Fadini. Torna De Fabritis dal primo minuto di gioco. Ed era questa l'ultima notizia per la nostra rassegna stampa. Mattino 6 torna domani alle ore 8, la nostra informazione oggi alle 14, alle 19 e alle 23 con il TG6, questa sera c'è anche una edizione speciale di Pro Teramo per seguire appunto la partita del Diavolo a Fano. Grazie ancora e buona giornata.